Buonasera, mio caro Victor. Vedo che non sei ancora deciso a dipingere le pareti di verde. Ben arrivato, Hector. Qual buon vento alla porta? Credo di aver lasciato qualcosa da lei l'ultima volta. Immagino che abbia fatto nuovi esperimenti. Mi sono limitato ad osservare per lo più. Sono sicuro che si trova qui. Dopotutto, non credo accetterò la sua proposta. Non le mancheranno di certo gli assistenti. È un peccato, davvero, specie dopo ciò che è successo. In città gira un'aria strana. E lo stesso accade nella fabbrica, ma la cosa peggiore è trovarsi in casa da soli. Quest'oggi stavo scrivendo al commendatore una lettera in cui ho tentato di spiegare la situazione in città, ma qualcosa mi ha bloccato. Non sono riuscito a scrivere quasi nulla. Non capisco come faccia lei a passare tanto tempo da solo. Ma è necessario. Per comprendere appieno. Ciò che per qualcuno è incomprensibile, per un altro può essere necessario. Tutto qui. Eppure sono sicuro di averla persa in casa sua. Il problema è che non ricordo cosa fosse. Perfino quando osservo le cellule al microscopio, quelle si distaccano una dall'altra quando è giunto il momento. Sara, ma quando rimango da solo in casa, ogni rumore che sento equivale al rombo di 100 tuoni. Sono arrivato al punto di tenere di spalle i miei dipinti. È chiaro che la mente mi inganna, ma lì per lì non riesco a trovare pace. Poi, forse si tratta del vento. Ma nella notte la sedia a dondolo, che ormai è in casa mia da tempo immemore. Mi capita di sentirla e di vederla muoversi. Io non la tocco mai, fin da giovane mi ha sempre reso inquieto. La solitudine, in fin dei conti, per me è quasi sempre stato così. Ma ora è tutto più accentuato. Non ha torto quando parla del fatto che ogni cosa sia generata dalla sua mente. Sbaglia, invece, nel dire che in tal caso non sia reale. Se lei non volesse stare in mia presenza, le basterebbe uscire da quella porta e andarsene. Con se stessi, invece, la stessa procedura credo sia più ardua e pericolosa. Si è fatto tardi, meglio che vada. Tornerò a cercare ciò che ho dimenticato un altro giorno. Arrivederla, Victor. Arrivederla. Se lei fosse una pedina degli scacchi, Hector, sarebbe un alfiere. Cerca di svincolarsi finché il suo avversario la blocca inesorabilmente. Thank you.
Thank you.